Un minuto con Padre Pio da un angolo del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sempre nel giardino dei frati minori cappuccini, accanto all'orto del padre guardiano. E qui oggi per raccontarvi la storia di Nicandro, che ci ha scritto una email a questo indirizzo che vedete in sovraimpressione. Lui ci racconta che nasce il 12 febbraio 1962 nella casa sollievo della sofferenza, in un giorno in cui San Giovanni Rotondo è avvolta dalla neve. Suo papà, medico a San Nicandro Garganico, e sua mamma casalinga, più o meno nello stesso anno, Nicandro si ammala di difterite, una malattia che in quel periodo mieteva molte vittime, ma lui si salva miracolosamente. L'anno successivo si ammala di nuovo, questa volta con febbre altissima. Mio padre racconta, le prova tutte, ma poi decide di portarmi all'ospedale in cui ero nato, l'ospedale di Padre Pio, racconta Nicandro. Arrivato in ospedale è quasi privo di sensi, ma quando Padre Pio passa per la corsia, Nicandro si sveglia improvvisamente, inizia a giocare senza più febbre. Mi chiedo, scrive, perché Padre Pio ha avuto tanta benevolenza nei miei riguardi. Crescendo poi commette molti errori, molti peccati, racconta. Ma la benevolenza di Padre Pio sembra non abbandonarlo. Una quindicina di anni fa, Nicandro, adulto, sposato, due figli, vive un altro episodio particolare. Lui lo racconta, straordinario. Lui e sua moglie si recano in visita al reparto di chirurgia della casa sollievo della sofferenza per salutare la madrina del loro secondo figlio, che ha subito un delicato intervento alla gamba. Alla fine dell'orario delle visite salutano la madrina, prendono l'ascensore per uscire dall'ospedale e qui accade un fatto inspiegabile. Io e mia moglie veniamo avvolti da un meraviglioso profumo di fiori. Si guardano l'un l'altro e si chiedono se entrambi sentono quel magnifico profumo. Naturalmente lo sentono entrambi, chiedono al papà della madrina, una ragazza nell'ascensore, se anche loro sentono quel profumo, ma la risposta è negativa. Ci sentiamo piccoli in quella situazione, ma stranamente fortunati, inspiegabilmente scelti, riflette Nicandro. Arrivati poi al piano terra, il profumo svanisce. Nicandro non vede più sua moglie. Lei lo raggiunge poco dopo, dicendo di aver seguito quel profumo attraverso il piano terra dell'ospedale, perdendolo poi inevitabilmente dopo un po'. Ora mi chiedo come sia possibile che Padre Pio ci abbia fatto questo regalo. Spesso pensa che se si fosse confessato da Padre Pio in vita, probabilmente lo avrebbe cacciato. Quando questa immagine racconta, impressa nella mia mente, piango miseramente per i miei peccati, ritenendomi così indegno della sua misericordia e di quella di Dio.